Sono stati ricevuti dal governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, e dall'assessore regionale alla sanità, Baldo Gucciardi, ai quali hanno esternato l'ansia e il clima di forte preoccupazione che l'annunciata chiusura di 150 unità operative e 14 pronto soccorso di ospedali dell'isola ha determinato nelle popolazioni per essersi viste calpestare il diritto alla salute e alla vita. Loro sono i sindaci di Niscemi, Francesco La Rosa, Di Mazzarino, Vincenzo Marino, di Leonforte, Francesco Sinatra, e gli assessori Antonello Scirè, di Militello Val di Catania e Francesco Salinitro di Gela. Durante l'incontro il presidente della regione e l'assessore alla sanità hanno categoricamente smentito che sia stato approvato dal governo regionale un piano di dettaglio sulla rete ospedaliera e che si è trattato soltanto della diffusione di uno schema dello stesso. Io ho indetto un pubblico comizio stasera con la partecipazione allargata a tutte le forze politiche, perché la sanità non ha un colore, non è di destra, non è di centro, non è nemmeno grillina. Quindi ho invitato a tutti ad essere sul palco, a dire ognuno la propria, perché bisogna adesso creare le barricate, perché se no il pronto soccorso viene meno. Questo è quello che stiamo portando avanti. L'incontro comunque è stato chiarificatore, nel senso che l'assessore continua a dire che è una tempesta in un bicchiere d'acqua, però piovono interrogazioni a livello della nostra assemblea. Il presidente della sesta commissione dice che non sa nulla e vuole vedere i documenti. Al Senato hanno presentato una mozione per sapere e conoscere alla Lorenzin. La stessa cosa hanno fatto alla Camera presentando un'interrogazione sempre al ministro Lorenzin. Se significa essere una tempesta in un bicchiere d'acqua, che Dio ci scanta, speriamo che non piova. Il sindaco di Niscemi ha sospeso al momento il sit-in in ospedale, ma senza abbassare la guardia. Io ho sospeso perché il presidente ci ha chiesto 15 giorni per poter discutere con la maggioranza di governo e poi con i manager. Vuol dire che quel documento c'era e continua ad esistere, se no non c'era bisogno nemmeno di andarlo a discutere, a meno che non hanno intenzione di fare una grigliata e parlare di altro.